Nelle settimane scorse abbiamo parlato da dove salta fuori Unix e poi Linux. Quello che molti sbagliano è che pensano che ci sia una sorta di connessione tra Linux e Unix, che in realtà non c'è. Esiste una relazione perché Linus Torvalds voleva fare un sistema operativo che assomigliasse a Unix, ma il kernel lo ha fatto tutto lui, almeno all'inizio. E non aveva neanche una linea di codice presa da Unix e neanche da Minix. Quindi, prima che mi saltiate addosso nei commenti, quando dico che Linux e Unix non hanno una connessione, intendo dire nel modo in cui è fatto. È molto simile al discorso di React OS. Windows e React OS non hanno nulla a che spartire, però la loro relazione è che gli sviluppatori di React OS volevano fare un sistema operativo open source che si comportasse come si comporta Windows. Ma ovviamente non hanno niente a che spartire. Perché faccio questo preambolo? Perché macOS è invece molto legato a Unix e molte delle cose che Unix aveva sono tutt'oggi dentro macOS. E quindi andiamo a vedere da dove sbuca fuori il sistema operativo di casa Apple. Ma prima di cominciare, importante disclaimer. Questo video non parla della storia di Steve Jobs e neanche della Apple, ma del loro sistema operativo. Ovviamente le storie si intersecano, ma il focus di questo video non è di parlare né della persona e né tantomeno dell'azienda. E quindi cominciamo. Apple venne fondata nel 1976 da Steve Jobs e Steve Wozniak. E poi c'era anche Ronald Wayne, che poi dopo due settimane se n'è andato dalla fondazione. L'obiettivo di questa azienda era piuttosto semplice, quello di fare il computer per il mercato consumer, visto che all'epoca i computer erano fatti per le grandi aziende e per l'università, come già abbiamo visto in diversi video. E l'azienda infatti fece diversi prodotti, quali Apple 1 e Apple 2, che erano destinati per il mercato consumer. Tuttavia, questi dispositivi avevano bisogno di sistemi operativi, ovviamente, per funzionare, e la Apple ne aveva fatti diversi, tra cui uno addirittura Unix-like chiamato GNO Multitasking Environment, GNO/Me. Non so se GNOME ha preso il nome da questo sistema operativo Apple, non ho trovato nulla a riguardo, fatemelo sapere nei commenti. Ma comunque, andiamo avanti. Meno di 10 anni dopo della fondazione dell'azienda, Steve Jobs venne segato dall'azienda. Avete capito bene? Venne proprio buttato fuori. E lui disse, in termini molto, diciamo, parafrasati, farò la mia azienda di computer con Blackjack e Squillo di Luz. E la cosa pazzesca è che ci riuscì. Lui infatti fondò la Next Inc. e solo dopo 2 anni, nel 1988, lanciarono sul mercato il Next Computer. Ma con quale sistema operativo lo lanciarono? Il Next Step, sistema operativo della famiglia Unix a sorgente chiuso ma con componenti open source. Next Step ha un kernel ibrido basato sul kernel Mac, fatto dalla Carnegie Mellon University e BSD che, come abbiamo visto, derivava direttamente da Unix. Tra le altre caratteristiche, il sistema operativo aveva un sistema grafico proprietario, un runtime per il linguaggio Objective-C e uno stato applicativo orientato agli oggetti. Se volete approfondire la programmazione dei dati oggetti, beccatevi questo video. Ma proseguiamo. Anche se siamo alla fine degli anni 80, Next Step introduceva delle cose che all'epoca non esistevano. Per esempio, il concetto di dock, che all'epoca appariva così, ma adesso è così. Nel frattempo, l'Apple sviluppava sistemi operativi per i loro prodotti Macintosh, sistemi operativi che oggi vengono definiti Classic macOS. Nonostante tutto, non era una buona famiglia di sistemi operativi, soprattutto perché aveva una gestione della memoria molto limitata che poteva causare il crash di tutto il sistema, altro che schermate blu. Aveva anche un supporto scarso per la connessione alle reti, insomma, aveva delle limitazioni rispetto ai suoi competitor dell'epoca, che erano Windows NT, OS 2 e Next Step. Apple provò a fare un altro progetto di sistema operativo chiamato Coplan, con architettura microkernel, che purtroppo non vide mai la luce. E quindi cosa fece Apple? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e Brio dei Pinguini in questo nuovo UDFK Storia. Io sono Valerio e oggi vediamo la storia del sistema operativo per i più infighettati, macOS. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno,
iscrivetevi al canale qualora ovviamente non l'avete già fatto per rimanere sempre aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere da dove sbuca fuori il sistema operativo di Cupertino e quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato. Siamo a metà degli anni 90, cosa fece Apple quando si vide incapace di sviluppare un sistema operativo capace di competere con i propri concorrenti dell'epoca? Semplice, acquistò l'azienda Next, quella che aveva fatto Steve Jobs, e si prese quindi il loro sistema operativo. L'amministratore delegato di Next, come ho già detto, era Steve Jobs, e quindi non solo presero il sistema operativo di Next, quindi Next Step, ma questo comportò anche il ritorno di Steve Jobs all'Apple, che poi, poco tempo dopo, ne prese anche le redini. Ma, come dicevo poco fa, non parliamo di questo e proseguiamo. macOS è arrivata la versione 9 e la versione successiva fu quindi macOS X, che doveva indicare la decima versione in numero romano, anche se questo sistema operativo ovviamente non aveva niente a che spartire con quelli precedenti, perché era quello che avevano preso da Next, basato su kernel BSD, diretto discendente di Unix con qualche componente presa da Mac, il kernel sviluppato dalla Carnegie Mellon University. Il kernel che ne venne fuori è anche esso ibrido e viene chiamato XNU, che tuttora si trova dentro OS X, che recentemente è stato rinominato semplicemente come macOS. Una cosa che molti non sanno è che questo kernel XNU è open source e lo potete prendere dal repository ufficiale Apple, di cui vi lascerò il link in descrizione. Con il kernel XNU ci hanno fatto un sistema operativo chiamato Darwin, anch'esso open source, seppur in parte. Infatti, i driver sono a sorgente chiuso e quindi proprietari. E quindi da qui che nasce il sistema operativo chiamato macOS, che è definito proprietario seppur usa delle componenti open source. Ovviamente qualcuno mi potrebbe dire, ma se usano roba open source in un progetto proprietario, non dovrebbero rilasciare il codice anche dei componenti proprietari? No, perché il kernel XNU e il sistema operativo Darwin non sono sotto licenza GPL, che hanno questo genere di condizione, bensì sotto licenza Apple Public Source License. Se volete approfondire il discorso delle licenze software, io qua ci ho fatto un video, andate a ripescare. E penso che da qui conosciate il resto della storia. Escono gli iPhone con il sistema operativo iOS, iPad con il sistema operativo iPadOS e i più recenti Apple Watch con il sistema operativo WatchOS. Tutti sistemi operativi basati su Darwin e macOS, quindi anch'essi Unix-like. La prima volta che usai macOS è stata quando ho comprato ovviamente il mio primo Mac nel lontano gennaio del 2015. Era il mio primo anno di dottorato e ho voluto fare questo investimento per me. E devo dire che mi ci trovai piuttosto bene, anche se poi, dopo qualche anno, me l'hanno rubato in questo posto sperduto in Germania. Mortacci loro. Poi ho comprato questo che ho adesso nel 2017, che, per quello che serve a me, funziona alla grande. Una cosa che molte persone dicono è: ma che ti compri un Mac che con gli stessi soldi prendi un portatile con delle prestazioni migliori? Queste sono le argomentazioni di gente che, sfortunatamente, mio malgrado, non ne capisce nulla di quello che sta intorno a Apple. Apple ha applicato una strategia in cui ti dice: io ti vendo il mio hardware con il mio software e ti garantisco che quel software funziona benissimo sui computer che ti fornisco. Infatti, non pochi problemi di Windows nascono da varie incompatibilità hardware dati da driver magari non fatti bene. Se avete ascoltato bene, una parte dei componenti proprietari di Apple sono appunto i driver e quindi loro ti fanno un sistema operativo fatto apposta per l'hardware che ti vendono, proprio confezionato attorno al computer che ti danno. Ecco qual è il loro punto di forza, e chi li critica per una questione economica, come sicuramente qualcuno farà nei commenti qui sotto, significa che non ha capito questa strategia, e spero che questo ultimo commento che sto facendo possa in qualche modo farvi rivedere le vostre posizioni. Poi ognuno vuole i soldi, compra quello che vuole. Benissimo, pinguini. Ovviamente la storia non finisce qua, perché, anzi in teoria doveva finire qua, però reputo che io non abbia dato lo spazio giusto a BSD e quindi dopo questo video ne seguirò un altro con BSD. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi rimando agli altri video che porto su questo canale, dite la vostra qui sotto nei commenti con gentilezza. Detto ciò, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!